E ho cominciato per gioco e a sorpresa, no? Non l'avrei mai detto che mi sarei messo a fare il comico. Mi avrebbe anche forse un po' imbarazzato pensare, che fai? Vai su un palcoscenico e ti metti a fare battute. E nasce da un bisogno, direi, fisiologico. È come quando ti scappa di fa pipì, la devi fare, ecco. Io penso che la voglia di ridere delle cose della vita che non ti piacciono, che ti fanno paura, che ti fanno incazzare, ti faccia venire in mente così di ridere soprattutto di te stesso e di tutte le cose che non ti piacciono, per esorcizzare un po' una realtà negativa. Questo è stato l'inizio. I primi spettacoli li ho fatti con... C'è una storia che mi fa un po' sorridere perché ho cominciato con il mio amico cantautore Davide Riondino. Lui girava per i suoi concerti e io, fra una canzone e l'altra, entravo tutto vestito da maggiordomo e gli servivo da bere, gli portavo una mela e poi me la spaccavo in testa, una ananas e me la spaccavo in testa, un cocomero, un'anguria e me lo spaccavo in testa. E il pubblico rimaneva un po' imbarazzato e io ancora ne porto, vero? Ne porto i risultati perché certe botte in testa mi hanno lasciato in qualche modo il segno. Tempo fa, veniamo a noi, sono andato dall'urologo. L'urologo è quel dottore che si occupa delle zone, diciamo, dalla cintura al sopraginocchio. Ecco, questo. I più giovani non lo sapranno, ma prima o poi viene per tutti il momento di fare i conti con l'urologo. Allora, ora mi raccomando, io vi racconto queste cose personali, ripeto, sono cose un po' delicate, lo faccio volentieri, ma che resti tutto fra noi. Mi fido di voi. Questo benedetto urologo mi ha dato un far. Ah no, questo non lo posso spostare, ma lo sposto così, mi metto così, va bene, sì e no, vaffanculo. Allora, vengo qui, ma poi lo ripeto. L'urologo mi ha dato un prodotto, come si chiama? Un medicamento, un farmaco che si chiama Benur. Cosa avreste pensato voi? Ti danno il Benur? Pensi subito, no? Al film Il Colosso all'americano, quello con Charlton Heston. Charlton Heston, quello filo armamenti, come si chiama? Quel guerrafondaio di Charlton. Però era un bravo attore. Quello della corsa delle bighe, no? Mi sono subito ringalluzzito, cazzo. Sono entrato in farmacia, vorrei il Ben-Hur! Ale! E vai con la prostata! Mi danno la scatola, guardo. Ben-Hur non è scritto come pensavo io, eh? Ben H-Ur, no? È scritto Ben punto Ur punto, senza H. E sta, vediamo se indovinate, sta Ben Ur. È una forma contratta, sta per Ben Ur, urino bene. Ora, lo fanno apposta per ridere delle nostre magagne, cazzo. Non lo so, chiamamela la medicina, Zampilletto Allegro, no? Fontanella Dorata. Come fai ad andare in farmacia? Buongiorno, volevo l'urino Ben. Sì? Il cago presto lo prende? Direi che è una cosa istintiva soprattutto. È quello che dicevo prima, cioè la voglia proprio di ridere, di alleggerire un po' la vita a se stesso e anche perché no agli altri. È bello perché ogni volta è come incontrare delle persone che non conosci, ma è come trovarsi tra amici, ridere insieme del caso della vita. Fa bene anche alla salute, quindi questo è un po' il meccanismo. Seguire anche l'istinto e poi cercare di capire, avere anche il coraggio di riguardarsi, perché quello non è facile. Studiarsi e vedere quante cose hai sbagliato e quante ne puoi fare meglio. Ci si migliora sempre, non finisce mai il lavoro di così, di laborline, per dirla con Orazio. Primo uomo dello spazio, cultura generale. Guarda che ogni volta è una scommessa, per esempio, quando si scrive una battuta, un monologo, poi lo si va a fare col pubblico, c'è spesso la sorpresa, qualcosa che ti sembrava che non potesse funzionare, dice, va, facciamola, ma questa non va, e invece funziona, e magari bene. Qualcos'altro su cui puntavi moltissimo, boom! E non funziona per niente.
Quindi è il pubblico poi che ti fa capire, che decide, e sulla reazione del pubblico capisci. A volte una battuta che ha sempre funzionato, la ridici cambiando un bruscolino, un'espressione, una gestualità diversa e non funziona più. È importante anche la gestualità, quella è una cosa anche istintiva, ma non solo, anche lì ci vuole insomma un po' di studio, il capire con l'esperienza. Si può ridere di tutto, secondo me si può ridere e si deve ridere di tutto, anche se gli argomenti più difficili, anzi è proprio lì che c'è bisogno di alleggerire, perché poi ridere è un modo anche per prendere le distanze, anche per capire. Credo che il problema del politicamente corretto sia un fatto talmente soggettivo che ognuno lo può vedere diversamente da un altro. Non c'è una regola per tutti. Ecco. Certo, di fronte al dolore delle persone, un attacco frontale diretto, io cerco sempre di evitarlo. Preferisco ridere di un'idea, di una situazione, di un modo di essere. E se colpisco il politico, mi piacerebbe anche che il politico stesso colpito potesse in qualche modo sorridere, ma qui pretendo troppo, mi rendo conto. Ma come avrà fatto l'umanità per migliaia d'anni senza cellulare? Come avrà fatto? Pensa se Dante Alighieri avesse potuto avere un cellulare. O che faceva Dante Alighieri? Mandava un SMS a Beatrice. Pensa, ciao Bea, ti voglio bene. Addio poesia. A quel punto meglio, ciao Bea, TGE, TOP. Tanto gentile, tanto onesta pare. Se non sai il linguaggio, bambina, informati. Paolo e Francesca, la Divina Commedia, vedi? Lì, vero? Paolo e Francesca non è che si sono conosciuti su Facebook, eh? È una bella coppia, una bella storia, tragica. Con un messaggino, con un bel SMS al momento opportuno, se vi dava la tragedia. Mentre erano lì che leggevano il libro Galeotto, la bocca mi baciò tutto tremante. Bim-bom! Messaggino di un amico. Occhio ragazzi, sta tornando il marito. Emoticon delle corna. Via tutti, si evitava la tragedia, te lo dico io. Giulietta, come si chiama lì? Romeo Giulietta, uguale, anche lì un bel messaggino al momento opportuno. Ciao Romy, son Giuli. Ascolta, prendo un Tavor e fo finta di essere morta. Hai capito? Fo finta! Caputtana, se mi vedi morta non fa cazzate! Ci si vede domani all'Autogrill di Verona Est. Era risolto. E anche lì si evitava la tragedia. Ho sempre scritto i miei testi e poi ho avuto una grande fortuna di trovare dei compagni di gioco. Piero Metelli, con cui ho scritto molti spettacoli, che adesso, ahimè, non c'è più, ci ha lasciati. Marco Vicari, giovane autore di talento, con il quale attualmente mi diverto a inventarmi idee e cose. Poi, lavoriamo insieme, giochiamo insieme, scriviamo insieme. Tutto poi va tradotto in un monologo di un'ora e mezzo. E quindi con varie infiorettature, varie toni che salgono, scendono. E, ripeto, vedersi, guardarsi, di solito per fare una cosa che funziona, una cosa buona, una cosa di cui sei soddisfatto, ne devi fare un centinaio che fan cagare. Almeno io ho sempre fatto così. E quello dipende dai caratteri. Io per esempio ho più paura in televisione, perché mi trovo spesso davanti a una telecamera a fare un monologo, con nessun pubblico, oppure con un pubblico che non è il pubblico che trovo in teatro. Trovarmi con un pubblico con il quale ti senti in confidenza, ti senti di giocare insieme, è importante perché le cose funzionino, ma poi è tutto un fatto psicologico. Perché quando sei in televisione c'hai davanti il pubblico da casa e quindi è un pubblico ben più numeroso e ti viene voglia di abbracciarlo tutto in qualche modo, di raggiungere tutti. Quindi alla fine il gioco è sempre tra te e chi ti sta ascoltando con la voglia di ridere insieme.
Dunque, intanto ci vuole un bravo psicanalista, e un bravo medico, anche perché poi la tensione sul palco, le cose che non ti sono piaciute, che non puoi cancellare, restano lì. Ti dici, ma perché l'ho fatta quella roba là? Capita, se capita. E poi diventano tutti ulcere, mal di stomaco, prostata, perché dopo una certa età c'è anche il problema della prostata, che in qualche modo ha a che fare anche con la vita che fai, piena di tensione, viaggi in qua e là, tempi, ritmi serrati, e questa ansia che ogni volta magari ti consuma. Quindi andare lì tranquillo, sereno, in situazione zen, penso che sia impossibile. E poi un pochino d'ansia ci vuole anche, perché ti stimola. Internet è pieno di gente convinta che esista una crema miracolosa per allungare il pene. È un discorso un po' particolare. Parliamone, che ne vale la pena. Allora, perché poi queste cose si diffondono a macchia d'olio. Le mail che arrivano a ciascuno di noi, enlarge your penis. A me me ne mandano parecchio. Chi gliel'ha detto che non ho bisogno? Non ho capito. Qualcuno ha fatto la spia. Enlarge your penis. Sono queste le bufale su internet. Non è mai esistita una crema per allungare il pene, né mai esisterà. Dice, come fai a saperlo? Si dice male, lo devo capire ancora per me. Tante cose devo imparare, tante cose ogni giorno faccio qualcosa e cerco di capire meglio. Direi divertitevi, cercate la leggerezza. Fate anche, voglio dire, le cose seriamente quando ci vuole, ma non prendetevi mai troppo sul serio. Qui penso a Mario Monicelli, il regista, che ho avuto la fortuna di conoscere spesso, quando mi vedeva preso da cose che non avevano importanza. Mi diceva, oh Paolo, la vita è un balocco, non te la prendere. Non... Era un invito a non darsi mai troppa importanza, a non dare importanza a cose che non ne hanno. Non era un invito a vivere la vita con superficialità, assolutamente no, ma a vivere la vita con la giusta, necessaria leggerezza. Perché tanto balocco. Quando qualcuno diceva a Monicelli, maestro, lui diceva, è che siamo all'elementare. Si rifiutava di essere considerato un maestro. Diceva, io sono un artigiano. Ecco, non si prendeva troppo sul serio. Era un bel esempio, una bella scuola di leggerezza.